con amore, con autorizzazione dell'anima sé superiore di queste anime meravigliose, chiedo il permesso di poter far intervenire te, Arcangelo Michele, per liberarci dall'ego, dal giudizio, dalla paura, da tutti i sentimenti di rabbia, di dolore, di sofferenza, di tutte quelle basse frequenze che ancora nella nostra vita mondana possono a qualche livello farci abbassare la frequenza, ci possono distogliere dal nostro scopo divino, da quello che noi siamo veramente a livello di natura divina e umana insieme. Arcangelo Michele, ti chiedo di intervenire. Arcangelo Michele, ti chiedo di aiutarci a sintonizzarci nello spazio sacro del nostro cuore. Ora l'Arcangelo Michele irradia la sua luce e libera il nostro spazio personale da tutto ciò che è opposto all'amore puro, e libera il nostro sacro cuore da sentimenti di dolore, di rabbia, di gelosia, di invidia, di competizione, di paura, di sofferenza. Libera il nostro cuore dalle memorie del passato che hanno chiuso questo centro alla connessione divina. L'Arcangelo Michele vuole invitarci a perdonare noi stessi e le altre persone, e vuole invitarci ad aprire il nostro cuore e ricevere l'amore di Dio e degli angeli dentro di noi, che ci vogliono aiutare a lasciare andare queste memorie, questi sentimenti, questi traumi e tutte le immagini di dolore legate a questi eventi, a questi traumi, che possano essere viste come lo scorrere di un film senza attivare emozioni dolorose. Questo è possibile, dice l'Arcangelo Michele, datemi il permesso di lavorare con voi, in nome dell'amore, della pace, in nome della verità. Accettate il passato, come eventi accaduti che ormai non possono più manifestarsi, se voi permetterete a voi stessi di tagliare le corde, di tagliare i legami, perché associare emozioni negative al passato può portarvi a manifestare eventi futuri negativi. Ma se voi mi date il permesso, dice l'Arcangelo Michele, di intervenire, voi potete guarire il passato, benedirlo, accettarlo e concentrare il vostro focus, la vostra presenza in questo momento del qui ed ora, in questo momento sacro, in questo spazio armonico e protetto dove tutto è amore, dove tutto è possibile, dove tutto è possibile in nome dell'amore. Quando tu sei amore, quando tu sei un tutt'uno con l'amore, hai il potere di Dio in terra, dice l'Arcangelo Michele, perché Dio vuole che tu manifesti in nome dell'amore, perché lo scopo di Dio è creare l'amore divino in terra, perché tu sei strumento di Dio in terra, perché tu sei divino in terra quando sei uno con l'amore. Sii uno con l'amore, non Dio non è qui per separare gli esseri umani, dice l'Arcangelo Michele. Dio è qui per separare l'amore da tutto ciò che è opposto all'amore. Ciò che è opposto all'amore non va a integrarsi nell'amore. Ciò che è opposto all'amore può trasformarsi in amore se il suo libero arbitrio lo permette. C'è sempre speranza per coloro che ancora non hanno fatto una scelta, dice l'Arcangelo Michele. La domanda è questa: tu che scelta vuoi nella tua vita? Perché se tu scegli una vita di gioia, di allegria, di spensieratezza, di creatività, se tu vuoi allinearti allo scopo divino della tua anima e vivere nella gioia, nell'abbondanza, la via può essere solo amore. Perché se tu cerchi, cara anima infinita, l'abbondanza nell'oscurità, non ti darà mai gioia. Puoi raggiungere il successo, puoi raggiungere il denaro, la carriera, ma non sarai mai felice. Quello che tu stai cercando, anima infinita, è la gioia nel cuore, e puoi vivere una vita di gioia nell'amore, nell'abbondanza. Dio è amore,
Dio è uguale abbondanza. Chi ti parla di Dio nella povertà vuole farti sentire, vuole farti sprofondare negli abissi. Sono informazioni distorte della realtà. Dai il permesso a Dio e all'Arcangelo Michele di liberarti da questi sistemi di credenza che ti fanno entrare in conflitto tra il cuore e la mente. Inspirate ed espirate. È vero, in questa umanità tutto è molto caotico. Vedete, persone ricche, essere completamente avare, essere, pensare solo a se stessi, a voler controllare, accumulare senza aiutare il prossimo, e tu invece come anima vorresti salvare il pianeta, no? E quello che dice l'Arcangelo Michele è che tu lo puoi aiutare, tu puoi aiutare il prossimo, ok? Ma la povertà ti toglie energia. La povertà non ti permette di essere completamente nell'amore, perché focalizzi completamente la tua vita nel sentire che vuoi aiutare gli altri, ma non puoi nemmeno aiutare te stesso, perché se ti manca il cibo, se ti manca una casa, se ti manca quel tipo di energia che in questo pianeta è ancora presente, ossia l'energia monetaria, dice l'Arcangelo Michele, tu come fai a sopravvivere in questo pianeta, anima meravigliosa? Tu vieni da un luogo dove ciò che pensi crei. Qua è un po' più difficile, perché tu, per poter essere quel potere che tu sei, per poterlo manifestare, devi uscire da quella maschera, perché tu quella maschera la stai indossando, ma non ti appartiene, perché l'ego non sei tu. L'ego quello che ti hanno fatto credere di essere, anima infinita. Tu sei amore e sei venuta qui, e sei venuto qui per creare nell'amore. Quindi ogni volta che cadi nell'ego, tu sei disconnesso da chi tu sei. Ti allontani dalla tua natura di amore, anima infinita. Perché sto parlando di abbondanza? Perché qua molte di voi hanno chiesto l'abbondanza, e questa è risposta alle vostre preghiere attraverso questo canale, perché per poter ascoltare il cuore, la verità, devi conoscere la verità divina che vuole abbondanza per tutti coloro che sceglieranno amore. Perché voi nella nuova terra inizierete a manifestarla se seguirete amore. E sapete cosa accadrà, anime infinite? Che i poveri ricchi di amore diventeranno ricchi, e i ricchi poveri di cuore perderanno tutto. Perché quella giustizia che avete pregato in questa vita e in altre vite di sofferenza estrema, Dio le ha ascoltate quelle preghiere. Dio vi sta promettendo miracoli infiniti. Non vuol dire augurare il male a nessuno, ma molti esseri umani dovranno perdere tutto per comprendere chi sono. Sarà necessario tutto questo, anime infinite, lo vedrete cadere sulla terra. Sarà necessario, perché sarà la loro salvezza perdere tutto per ritrovare l'anima. Perché molte anime si concentrano nella materia e perdono l'anima. E l'anima non vuole essere persa, l'anima vuole essere ritrovata. È solo una questione di intenzioni pure di amore. Se voi riuscirete a vivere nell'amore in questo caos, riuscirete a realizzare il progetto divino della vostra anima. Siete qui per questo, tutti presenti qui, siete qui per fare questo. Ma per poter
usare questo potere dentro di voi. Voi sentite un vulcano che vuole esplodere, ma quel vulcano deve essere un'esplosione di luce, di amore, di gioia. Le persone vi guarderanno e si incuriosiranno nel vedervi, perché la vostra luce, la vostra radianza verrà trasmessa energeticamente all'ennesima potenza. In nome dell'amore, se risveglierete il vostro cuore, anime infinite. Ma per fare questo, anime infinite, dovete fare un lavoro di guarigione, di perdono. Il perdono è la via per portarvi nel cuore. Ora inspirate ed espirate. Ora vi chiedo di ripetere dopo di me. Ti permetto, Arcangelo Michele, di aiutarmi a entrare nello spazio sacro del mio cuore e di perdonare me stesso, me stessa, per tutte le volte che ho agito seguendo l'ego, facendo del male alle altre persone, anche solo con un pensiero, un'intenzione, e alle volte anche augurando il male agli altri. Io ringrazio Dio di capire ora che questo è opposto all'amore. E intendo perdonare. E intendo perdonare me stesso e me stessa, soprattutto per aver fatto più male a me che agli altri, per essermi arrabbiato o arrabbiata, per non aver avuto il coraggio di agire, di parlare, per non aver avuto il coraggio di difendermi, per non aver avuto il coraggio di osare nella mia vita e per non avere il coraggio di agire nella direzione dei miei sogni. Ti chiedo di aiutarmi, Arcangelo Michele, perché questa vita sulla terra è difficile. Io da sola non ce la faccio. Io ho bisogno di aiuto. Per me è difficile smettere di mangiare la carne. Per me è difficile smettere di fumare. Per me è difficile smettere di giudicare quando vengo attaccata e assorbo le energie negative degli altri. Ti prego, Signore Dio, che sei dentro di me. Prego, Madre Divina, che sei dentro di me, aiutami a superare queste sfide sulla terra e aiutami a perdonarmi, perché sbaglio continuamente. Insegnami la via maestra dell'amore. Mostrami la strada giusta, perché io ogni tanto mi perdo. Aiutami a perdonarmi, perché è un po' difficile. Alle volte vorrei essere amore, ma cado nell'ego. E alle volte seguo l'ego perché mi conviene. Ti prego, liberami da queste energie non mie. Aiutami ad accettare che io sono amore interno.
e aiutami ad accettare che le persone che ho di fronte sono amore interno. E aiutami ad accettare che nel pianeta ci sono tante anime di amore che si comportano male perché hanno dimenticato di essere amore interno. Io mi perdono profondamente e completamente per tutto il dolore e la sofferenza che ho causato a me stessa o a me stesso e agli altri, volontariamente o involontariamente, consapevolmente o inconsapevolmente, in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e direzioni del tempo-spazio. Ora ripetete dopo di me, sempre, fino a quando finirò io, ok? Io mi perdono per tutto profondamente e completamente. Io mi perdono per tutto. 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 Io mi amo e mi approvo. Io mi amo profondamente e completamente. Io mi amo, mi perdono e mi benedico. Io sono amore. Io sono luce. Io sono pace, io sono guarigione, io sono amore, io merito di seguire lo scopo della mia anima, io merito di essere felice, io merito di avere un compagno, una compagna che mi ama. Io merito di avere amici veri, puri e sinceri. Io merito di realizzare i miei sogni. Io merito di essere esempio di amore interno. Io merito di essere un mezzo per la manifestazione della nuova terra. Io sono amore, io ho scelto amore. Ora immaginate di vedere il pianeta davanti a voi e vi chiedo di visualizzare davanti a voi vostra madre e vostro padre. Immaginate fin dall'età in cui eravate molto piccoli i vostri amichetti e amichette che vi hanno fatto del male, i vostri fratelli e sorelle, i parenti, gli amici che vi hanno tradito, i colleghi che vi hanno tradito, il compagno che vi ha tradito, la compagna che vi ha tradito, tutte quelle persone che a qualche livello vi hanno fatto del male, a qualsiasi livello, persone che a qualsiasi livello hanno creato in voi dolore e sofferenza. Persone che hanno abusato di voi, che vi hanno abbandonato, che vi hanno maltrattato verbalmente o fisicamente. Energeticamente cercate di visualizzare o sentire il sistema politico, il regime che abbiamo su questo pianeta, che è un regime di manipolazione. Energeticamente cercate di metterlo davanti a voi. Mettete davanti a voi coloro che hanno fatto errori gravissimi, ma che ancora Dio gli sta dando la possibilità di scegliere la morte. Vi
visualizzate l'intero pianeta Terra, gli animali, le piante, le fattine, i folletti, gli esseri visibili e invisibili che a qualsiasi livello sono presenti sul pianeta Terra e stanno prendendo una decisione di amore. Con la vostra intenzione pura di amore, mandate luce a queste persone affinché possano prendere la consapevolezza di fare una scelta e che questa scelta possa essere e avvenire in un momento di lucidità. E rispettate il loro libero arbitrio. E tutto ciò che accadrà sarà in mano dell'amore. E date il permesso a Dio, all'Arcangelo Michele e all'amore divino di fare la vera giustizia senza che voi possiate mai giudicarla, perché vi fidate completamente che esiste un piano divino così grande che nella giustizia non vedrete errore. Per fare questo è necessario perdonare, anime infinite. Quindi ripetete dopo di me: io vi perdono profondamente e completamente per tutto il dolore e la sofferenza che mi avete causato, volontariamente o involontariamente, in questa vita sulla terra, nelle altre vite, in altri sistemi paralleli, in tutte le dimensioni e direzioni del tempo-spazio dove la mia anima è presente. Io lascio andare la rabbia, il dolore, la vendetta. Io lascio andare la rabbia, il dolore. Addio. Amore. Io ho scelto amore. Io scelgo amore. Amore è giustizia divina. Amore è giustizia. Io mi fido dell'amore. Io sono certa che l'amore vincerà e regnerà su tutto. Amore è amore. Io ti perdono. Io ti libero. E ti affido all'amore. Io mi libero di te. Tutto il male che mi hai fatto e ti lascio andare perché so che Dio è giusto. Io taglio le corde tra me e te. Io posso essere solo amore e tutto ciò che ho posto all'amore chiedo che sia allontanato dalla mia presenza, nel visibile e nell'invisibile, nella mia esperienza umana, nella vita di tutti i giorni. Io sono amore. Io scelgo amore. Io scelgo amore. Io perdono tutto per tutti. Io perdono tutto e 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 tutti. Io perdono tutto. E ora, cara anima infinita, è venuto il momento di perdonare Dio. Perché Dio lo hai accusato di aver causato in te tutto questo dolore.
consciamente o inconsciamente, ecco per questo non senti più Dio dentro di te. Quindi ripetete dopo di me, col vostro libero arbitrio: Dio, io ti perdono. Dio, io ti perdono. Per tutto il dolore e la sofferenza. Per tutto il dolore e la sofferenza. Che hai permesso. Che mi accadesse in questa vita. Io mi fido di te. Io so che dovevo imparare queste lezioni. Non avevo ancora capito qual era la via maestra. Ti chiedo di liberarmi dal dolore. Ti chiedo di liberarmi dalla sofferenza. Dalla paura. Ho capito che se io scelgo amore, potrà accadermi solo amore. Ho capito che l'Arcangelo Michele mi protegge, che mi sento protetta, che potrà solo accadere qualcosa di meraviglioso nella mia vita. Aiutami ad avere la forza di accettare che anche tra le persone che amo può esserci qualcuno che non è pronto per l'amore. E dammi la forza, ti prego, di accettare il libero arbitrio delle altre persone. Aiutami a non cadere nell'ego, nel tentativo di voler salvare chi non vuole essere salvato. Aiutami a perdonarmi laddove non ho la forza di farlo. E aiutami a perdonare chi sceglie ego. Ti prego con amore di aprire il mio cuore, di entrare in connessione con l'amore, di entrare in connessione con chi io sono veramente. Nella mia completezza e totalità. Fa che il mio canale possa essere puro e pulito. Grazie. Ora l'Arcangelo Michele, diamo il permesso all'Arcangelo Michele di purificare tutta la nostra energia, di purificare il chakra del nostro cuore e di liberarlo definitivamente dal dolore e dalla sofferenza del passato. Diamoci il permesso, diamoci questa possibilità di perdonare l'intero pianeta Terra, l'intero universo, e di ascoltare il cuore e di rientrare nell'amore. Permettiamo all'Arcangelo Michele di purificare tutti i nostri chakra e di permettere all'energia del nostro sé superiore di scendere a partire dal 12° chakra e attraversare tutti i chakra superiori fino ad arrivare al 7° chakra della corona, e di aiutare questo centro a riconnettersi col sé superiore, a riconnettersi col piano divino, a riconnettersi con la nostra natura di amore. Permettiamo a Dio, all'Arcangelo Michele, al sé superiore, di scendere nel nostro 6° chakra, il chakra della chiaroveggenza, della visione della verità, affinché noi possiamo vedere ciò che siamo pronti e lasciare andare tutto ciò che non serve. Chiediamo all'Arcangelo Michele di proteggere questo centro affinché possiamo vedere solo la bellezza dell'amore, ma anche la verità, senza che questa verità ci spaventi, perché siamo protetti dall'Arcangelo Michele, siamo pronti per vedere la verità, ma aiutiamoci a uscire dall'ego e a non voler forzare una visione per cui ancora non siamo pronti. Quindi diamo il permesso a Dio, all'Arcangelo Michele, di mostrarci la verità che siamo pronti, per cui siamo pronti.
chiediamo il permesso all'Arcangelo Michele di scendere nel chakra della gola, di liberare questo centro. Troppe vite, anime infinite, vi è stato proibito di dire la verità, vi è stato proibito di esprimere la vostra creatività, vi è stato proibito di essere potenti in terra, vi è stato impedito di essere messaggeri di Dio e dell'amore per la vostra natura femminile o per la vostra natura che non corrispondeva ai canoni della terza dimensione. Questo è passato. Liberate la gola. Ora voi potete parlare. Abbiate il coraggio di dire sempre la verità. Date il permesso a Dio, all'Arcangelo Michele, di aiutarvi a parlare quando è giusto parlare e a stare in silenzio quando non è necessario parlare. Bisogna imparare a fare questo. Ma liberatevi dalla paura di parlare. Non vi serve. Michele qui. Michele qui per proteggerci, per assisterci. È venuto il momento di essere in connessione con la vostra anima e dovete avere il coraggio di scrivere, di parlare, di comunicare. Qua siete in uno spazio sacro e protetto dove l'esterno non può entrare, ragazze mie. Voi potete essere chi siete. La promessa è che nessuno vi farà mai del male. Se imparerete ad ascoltare e affidarvi di Michele, perché Michele non è altro che quel velo sottile che separa la tua parte umana dalla tua parte divina. Gli angeli in coro sono lì in silenzio, ma sono accanto a te per farti entrare dentro di te senza violare la tua anima, affinché questa canalizzazione, come voi la definite sulla terra, possa invece essere quel contatto con Dio che è in te, la Dea che è in te. Ora inspirate profondamente e permettete a Dio, all'Arcangelo Michele, di entrare nel cuore, meglio, di manifestarsi nel vostro cuore. È sempre lì, è sempre stato lì. Eravate troppo disconnessi da chi voi siete, è per questo che non riuscite a sentire chi siete. Cercate di sentire questo cuore che vibra, che parla, che vi ama. Sentite quell'amore di Dio che è dentro di voi. Sentitevi amate e amati. Sentite quell'amore che è in voi, che è sempre stato lì. Proteggete il vostro cuore. Non permettete a niente, nessuno, di violarvi o di entrarvi dentro. Non permettete a coloro che ancora non hanno sentito l'amore di violare il vostro spazio. Che questa comunicazione con Dio possa avvenire sempre solo in nome dell'amore. Se seguirete la via dell'amore, la promessa è che tutto andrà bene. La promessa è che chi vi ama veramente vi seguirà. Sapete perché, care anime? Perché vi vedranno cambiare. Perché
perché non saranno accecati, saranno illuminati da voi. Non vi crederanno delle streghe, vedranno l'angelo in voi. Togliete queste paure che non servono. Sarà il vostro amore ad avvolgerli. E ad avvolgerli sarà la vostra presenza a illuminarli e a guarirli. Sarà la vostra guarigione a guarire gli altri. Sarà essere esempio di amore interno a guarire l'umanità. Ispirate ed espirate. Energia così bella vuole essere radicata fino al centro della madre terra, perché voi non crederete a quello che sto per dire, ma voi siete qui per aiutare la terra. La terra ha urlato, vi ha chiamato, e voi siete venute qui in missione per radicare l'energia di amore sulla terra, perché tutta questa energia bassa deve essere trascesa, perché Madre Terra vuole essere liberata, perché il vostro dolore, le vostre preghiere sono le stesse preghiere di Madre Terra e di tutte le creature che stanno pregando amore. Quindi permettete a Dio di essere anche radicato alla terra. Ispirate ed espirate. Ora l'energia del sé superiore scende nel plesso solare. Ora il vostro plesso solare è più libero, perché siete più ricettivi e ricettive a sentire l'amore e a proteggere il vostro spazio. Perché in questo seminario state imparando che il vostro spazio è sacro. Che in casa vostra fate entrare chi volete voi. Perché coloro che non vi servono, non li volete dentro di voi. Voi volete solo l'amore, perché l'amore è bello. L'amore è piacevole, gentile. L'amore non può essere descritto, può essere solo sentito. Rimanete nel vostro centro del potere. È un potere gentile. Bello essere dentro se stessi, senza disperdersi troppo nel caos esterno. Non disperdete la vostra energia vitale. Datemi il permesso di proteggervi, io lo farò, dice l'Arcangelo Michele. Permettete all'Arcangelo Michele di cicatrizzare i buchi nella vostra aura. Come un muratore che mette il cemento e crea un muro di protezione, non vi sta chiudendo agli altri, vi sta proteggendo da quelle energie che non sono gli altri sono amore come voi. Date il permesso a Michele di proteggervi da quelle energie che sono queste. Non vanno integrate in voi, vi hanno convinto. L'oscurità o si trasforma o sparirà dalla faccia della terra. Smettete di credere che va integrata in voi col vostro libero arbitrio. Amore è solo amore. Date la libertà agli altri di fare la loro scelta quando sarà il momento. Rimanete nel vostro potere. Cosa scegliete voi? Ditelo dentro di voi. Inspirate ed espirate. Michele sta dicendo di lasciare andare il senso di vergogna. C'è qualcuno di voi che deve rilasciare queste energie. Date il permesso a Michele di liberarvi da tutto questo.
permettete all'energia di fluire e di scendere nel secondo chakra, di pulire il vostro chakra della creatività, di riequilibrarlo, di guarire da tutte quelle forze che hanno sbilanciato l'energia sessuale. Date il permesso al sé superiore, all'arcangelo Michele, di scendere al primo chakra e di radicare la vostra energia sempre di più, sempre più profondamente, fino ad arrivare al centro della madre terra, fino ad arrivare al cuore della madre terra, dove inizia questo scambio. La madre terra accoglie il vostro amore, la madre terra sente il vostro amore, la madre terra sa chi voi siete, la madre terra è amore come voi. Benedite la terra. La terra non ha fatto niente di male. La terra è stata abusata e violata. E molte di voi sanno cosa vuol dire. Lasciate andare questo dolore alla terra, perché la terra sa cosa deve fare. Non state caricando le vostre energie negative alla terra. State solo facendo un processo di guarigione. Uno scambio di amore tra voi e la terra, perché la vostra intenzione è pura di amore, quindi lasciate andare tutto alla terra. Inspirate ed espirate. Ora Dio e l'arcangelo Michele vogliono dirvi che siete protette, che siete nell'amore, e la madre terra vuole ricambiare questo amore, quindi vuole risalire attraverso le radici, questa energia vitale della terra, risale attraverso i piedi, le caviglie, i polpacci, le ginocchia, le cosce, risale attraversando tutti i vostri chakra fino ad arrivare al sé superiore. E fate in modo, non solo in questo processo, ma anche quando uscirete di qui, visualizzate l'energia che parte dal sé superiore, arriva alla terra, e che dalla terra arriva al sé. Questo vi consentirà, dice l'arcangelo Michele, di rimanere radicate, centrate e protette. Potete farlo anche in pochi secondi laddove è necessario. È un'abitudine che vi consentirà di essere pulite. Consentite a Michele di proteggervi con questo velo così potente, dove può entrare solo luce e amore. Ora voi siete pulite, ora voi siete pronte per ascoltare ciò che il vostro cuore, ciò che i vostri angeli custodiano, ciò che l'amore divino, che padre e madre e l'arcangelo Michele hanno da dirvi. Non ponete domande, scrivete, scrivete ciò che arriva, perché c'è un messaggio per tutti voi in questo momento. Dopodiché potrete porre le vostre domande. Ora inspirate ed espirate, appena siete pronti e pronte,